Sta seguendo quello che è il fronte del Movimento 5 Stelle con la 3 giorni che si concluderà poi con l'annuncio dei candidati. Paolo. Beh, partiamo subito dalla precisazione di giornata sul blog di Beppe Grillo. Luigi Di Maio e Beppe Grillo dicono sostanzialmente tra noi, contrariamente a quanto ipotizzato oggi dai giornali, non c'è nessuna rottura. E a questo punto tutto ciò viene fuori dalle dichiarazioni di ieri. Sostanzialmente, in estrema sintesi, per Grillo nessuna alleanza, per Di Maio gli accordi si valuteranno dopo il 4 marzo. Sembra qui ancora una volta di trovarsi a discutere su minuzie lessicali, ma nella sostanza di fronte a queste apparenti diversità di linguaggio Giulia Grillo pensa che... Penso che siano state costruite appunto delle teorie fantasiose, perché quello che dice Luigi, che è quello che dice anche Beppe, che diciamo sin dall'inizio, è che per noi quello che conta è la possibilità naturalmente di andare al governo con una maggioranza assoluta, e qualora questa maggioranza assoluta non la dovessimo avere, proporremo, qualora naturalmente il Presidente della Repubblica, io mi auguro che così sarà, incaricherà il nostro candidato Premier Luigi Di Maio, ecco, proporremo un programma e cercheremo e chiederemo all'intero arco parlamentare chi è disponibile insieme a noi a lavorare sul programma. Quindi è importante il linguaggio che viene utilizzato perché il cittadino deve anche capire che esiste la possibilità di un governo programmatico appunto che si fondi su una convergenza di tutti quelli che nell'arco parlamentare saranno disponibili a realizzare il programma che la forza politica più votata, che ci auguriamo di essere, proporrà il giorno dopo le elezioni. Uno dei temi di queste ore, di questi giorni, è quello degli impegni elettorali che tutte le formazioni politiche più o meno state prendendo con i rispettivi elettori. È molto interessante un sondaggio di ieri dove sostanzialmente viene fuori che gli italiani si fidano poco e di tutte le promesse fatte in queste giornate di campagna elettorale. Forse è una critica su cui riflettere, quella degli italiani, che viene fuori da questi sondaggi. Ma infatti, da italiana prima di tutto, non mi piace quando nel linguaggio si parla di promessa, perché dà veramente il senso del vuoto della proposta. Si deve parlare invece di programma, quindi il programma che già dà l'idea del senso anche temporale, perché il programma richiede una pianificazione, quindi poi richiede una realizzazione, richiede dei tempi che possono essere 2, 3, 4 anni, anche 5, anche 10. Noi abbiamo per esempio un programma sull'energia che addirittura arriva al 2050, quindi è una visione naturalmente del futuro che poi prevede una serie di azioni che inizino a muovere la direzione politica verso quella realizzazione. Quindi anche lì inviterei anche gli avversari politici a non parlare di promesse, perché è veramente mortificante, ma ad essere chiari che si parla di priorità, si parla di programmi, si parla di pianificazione, si parla di una visione diversa che ciascuno delle varie forze politiche propone, la nostra secondo noi è la più innovativa sicuramente, e poi di una serie di azioni concrete che dovranno essere attuate per realizzare e concretizzare questa visione politica. Abbiamo la possibilità per un'altra domanda? Sì, Paolo, velocissima, così chiudiamo questa riflessione. Sostanzialmente io chiederei subito, questa è stata la settimana delle parlamentari, ci sono state delle critiche, tanti commenti piuttosto duri anche dai vostri stessi militanti, gli esclusi si dicono, alcuni pronti ai ricorsi, c'è chi ha parlato e ha pure immesso in rete degli audio un po' strani che comunque sollecitano delle perplessità. Come si riparte a questo punto? Le maggiori insidie vengono dall'interno? Ma credo che sia legittimo muovere delle critiche, siamo in una società libera, c'è la libertà di espressione. Ritengo tuttavia che i nostri votanti hanno avuto la possibilità di scegliere una platea enorme, parliamo di quasi 10.000 candidati, e quindi è stata assicurata un'ampia possibilità di scelta. E poi diciamo, credo che i ricorsi siano che abbiano poca possibilità di andare avanti, perché chi si è dato disponibile per candidarsi ha sottoscritto naturalmente un regolamento di cui credo e spero ne fosse totalmente consapevole. Grazie a Giulia Grillo, a voi studio. Grazie.